Salve, benvenuti in questo video dedicato a un haul di acquisti di casa e di vestiario. Allora, sono tutti acquisti fatti in questo periodo in cui sono stata assente da YouTube, insomma, in questi 2 mesi. Il primo acquisto l'ho fatto da una mia collega, o meglio, dalla figlia di una mia collega che è rappresentante della Magic Cooker. E da lei ho acquistato questi coperchi di 2 misure differenti. Che sono veramente magici, nel senso che coprendo qualsiasi pentola, padella, con questi coperchi si può cucinare come se si avesse un forno, quindi alcune cose che normalmente cuciniamo nel forno, oppure alcune cose che andrebbero mescolate spesso come fare un risotto, grazie a questi coperchi possiamo cucinarli con più tranquillità. Io, avendo il bimby, il risotto, altre cose che si possono fare, non le ho fatte. Però una cosa che non riuscivo a fare completamente col bimby, ma solo la prima fase, ovvero l'impasto, era la pizza. Ecco, bene, con questi coperchi sono riuscita a fare delle pizze che si fanno anche abbastanza velocemente. Diciamo, il tempo di cottura dentro le pentole coperte da questo coperchio è di circa 15 minuti, e quindi comunque utilizzo quella più grande. Di solito o metto insieme addirittura 2 pizze a fare, in una padella più piccola, una in una padella più grande, la risotto la cena alcune volte. Questi coperchi li ho pagati, mi pare, 110 o 120 euro, non ricordo bene. Un altro acquisto di cose che servono per la cucina, questa volta veramente poco costoso, di 2 euro, è questo vassoietto in silicone preformato per fare i biscotti. Ho varie ricette per fare i biscotti, cuociono in pochi minuti e sicuramente appena imparo a fare il montaggio farò una videoricetta con questo, utilizzando questo vassoietto, questa taglietta in silicone. Per la casa invece, per la mia lavanderia, ho acquistato al Lidl, quello l'ho acquistato dal Lidl, comunque quella formina per i biscotti. Al Lidl sempre ho acquistato questi contenitori di plastica, vedete, questo parlo al plurale perché sono due. Questo, vedete, c'è disegnata la lavastoviglie, la lavatrice dietro anche con tutti i suoi fili e tubi. E questo contenitore lo voglio utilizzare per inserire i vari barattolini con i vari smacchiatori anche fatti in casa. E nell'altro, che ha un'altra fantasia, il detersivo in polvere, perché io non utilizzo il detersivo liquido perché ho letto che quello liquido è più inquinante, questo è in polvere. Lo è di meno. Per evitare il fatto che non si possa sciacquare bene, che possano rimanere residui, io lo sciolgo prima in un barattolino, lo rendo praticamente detersivo liquido e poi lo metto con tutta la pallina, proprio come si mette il detersivo liquido all'interno del cestello, e mando avanti il lavaggio. Spesso però utilizzo anche il detersivo fatto in casa, di cui ho visto alcuni tutorial qui sul web, ho seguito quelle ricette. Allora, questi due contenitori li ho pagati complessivamente su 4 euro, quindi 2 euro e qualcosa l'uno, sono venuti a costare sicuramente meno di 5 euro. E questi sono tutti i miei acquisti per la casa. Mentre per il mio vestiario, ho acquistato vestiario e accessori, li ho acquistati attraverso i social, attraverso YouTube.
dal canale della mia amica Sara, che saluto, Stoffe nel cassetto, ho acquistato questo prendisole che lei ha fatto appositamente per me, ha saputo indovinare i miei gusti in una maniera incredibile. Io gliel'ho richiesto proprio senza maniche, però lei ha aggiunto qualcosa in più che mi ha fatto tanto piacere perché alcune volte lo indosserò anche allacciando al collo questo prendisole che comunque io ho già utilizzato come vestitino, non come prendisole. E ha questa cintura che si chiude con gli automatici e io questa cintura l'ho utilizzata anche, visto che mi piace molto il verde, anche con un altro abitino completamente verde. Assieme al prendisole ho acquistato una borsa da mare che lei ha realizzato molto bene, è molto grande, ampia, capiente, rifinita benissimo, con tasche, taschine e con questa bella fantasia dentro che spezza con la tinta unita fuori, questo fiocco magnifico, mi piace tanto. Diciamo, io per completare il look dell'abbinamento mi sono fatta fare anche una strisciolina di stoffa che ho, vediamo un po', ecco, che ho messo in questo, che ho inserito in questo cappello. E poi ho acquistato all'MD delle pantofoline che adesso vi faccio vedere, scusate se sparisco un attimo. Queste pantofoline di plastica, ovviamente sul verde, per scendere al mare, quindi tutto abbinato. Questo l'avrò pagato sui 2 euro, 3 euro scarsi. E per quanto riguarda invece gli acquisti fatti da Sara, il vestito più la borsa, hanno avuto un costo complessivo di 90 euro, comprese le spese di spedizione. E qui nell'info box metto l'indirizzo al suo canale e al suo video in cui con molto più garbo di me fa vedere questa magnifica sua creazione. Ultimo acquisto fatto sempre attraverso i social, questa volta attraverso Instagram, e questa maglietta. Mi allontano per farvela vedere. E sia con questa maglietta che con l'outfit fatto da Sara, presto su Instagram metterò delle foto per far vedere come mi stanno e per far vedere questa maglietta come la utilizzo. Questa maglietta l'ho acquistata perché girovagando tra i vari profili e foto sono arrivata a cliccare sulle foto di un negozio fisico, oltre che online di Milano, Buco Bianco. Da qui poi sono andata sul loro sito bucobianco.com e ho curiosato tra i loro articoli, mi è piaciuta questa maglietta e l'ho acquistata. È stata disegnata da un artista che si chiama Giacomo Ne. Mi piace anche la frase che c'è messa nell'etichetta, è scritta in inglese, io la traduco perché non so leggere bene l'inglese, quindi per evitare figuracce, c'è scritto un sogno di Giacomo Ne per Buco Bianco. Ecco, indossare il sogno di qualcuno è qualcosa di meraviglioso, si unisce ai miei sogni e diventa una cosa romantica, bellissima. E quindi niente, sono felice anche per questo acquisto. Questa maglietta l'ho pagata un bel po', 69 euro più le spese di spedizione 10 euro, quindi è venuto a costare un po', però come diceva qualcuno, dove c'è gusto non c'è perdenza, non ci si perde, no? Dalle mie parti si dice così e quindi sono felice di questo acquisto. Tanto io non sono spendacciona, non sto sempre ad acquistare cose e quindi di conseguenza quando compro qualcosa, se la pago un po' di più per gusto,
per qualità o altro, sono contenta anche perché poi io le cose le sfrutto e quindi niente, sono felice di questi acquisti. Bene, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, vi invito a mettere dei like se è stato di vostro gradimento, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, vi saluto, vi auguro infiniti, grandi, meravigliosi sorrisi. A presto, ciao!